vicepresidente dell'associazione. Abbiamo questa sera ospite il professor Pietro Ichino. Dovrei dire qualche parola su di lui e sulla sua carriera. È un parlamentare di lungo corso, perché ha attraversato diverse legislature a partire dal 79 addirittura. Ha chiuso la sua esperienza parlamentare da senatore nella scorsa legislatura. È un professore di diritto del lavoro e si è sempre occupato di servizi al lavoro e di diritto del lavoro. È un piacere averlo qui e ragionare con lui, da una parte, del suo ultimo libro, L'intelligenza del lavoro, però parleremo anche di lavoro intelligente, smart working, del futuro del lavoro, di quello che ci ha insegnato questo periodo di lockdown. Di solito quando si parla di lavoro ci si concentra sempre su un aspetto in particolare, magari le regole. Si è parlato molto del Jobs Act e Pietro Ichino è un ispiratore del Jobs Act, anche se una cosa che potremmo chiedergli è se è contento della versione che poi è passata e che è stata votata a Camera e Senato. Si parla spesso di servizi al lavoro, in questo periodo non se ne è parlato perché appunto era tutto bloccato, ne parleremo anche questa sera, e di come l'economia è collegata al lavoro. Però partiamo da questo apparente paradosso, che è quello dell'intelligenza del lavoro. Pietro Ichino ci dice potrebbe arrivare il momento, in Italia è un paradosso ma non è così nel resto del mondo, il momento in cui siano i lavoratori a scegliere gli imprenditori. Pietro, raccontaci un po' se questo è un paradosso oppure è un orizzonte che abbiamo di fronte. Ricordati di togliere il muto, altrimenti ci hanno messo tutti in muto. Grazie. Perfetto. Grazie dell'invito. E rispondo subito alla tua domanda. Non solo non è un'utopia questa del mercato del lavoro come anche mercato dell'intrapresa, cioè mercato dove le persone che vivono del proprio lavoro si scelgono l'imprenditore più capace di valorizzare le loro capacità lavorative. Ma questo è già oggi, accantoniamo un momento la gravissima crisi di questo momento di congelamento e blocco totale, ma anche soltanto nel gennaio scorso, fino al gennaio scorso, questa era già la realtà di una metà, di una parte consistente della forza lavoro italiana. Il lavoratore si sceglie l'imprenditore nel momento in cui decide di cercarlo in una certa zona, in un determinato settore produttivo, in una certa area professionale, magari prendendo delle cantonate, ficcandosi in un vicolo cieco per mancanza di servizi di informazione e di orientamento, ma è pur sempre uno scegliere. Il guaio è che questo non è dato a tutta la forza lavoro, però attenzione, perché l'articolo 4 della Costituzione dice che il diritto dovere al lavoro deve poter essere esercitato da tutti secondo le proprie possibilità e la propria scelta. Quindi questa visione del mercato del lavoro non è la provocazione, l'idea eccentrica da così considerare come fuori del mondo. È il modo in cui il mercato del lavoro deve essere secondo la nostra Costituzione. E siccome tutti sono convintissimi, non c'è nessuno che metta in dubbio che l'articolo 4 sia una norma precettiva, non soltanto programmatica, noi abbiamo il dovere di fare in modo che il mercato del lavoro sia questa cosa qui, oggi, domani, non in un futuro indeterminato. E per questo
gli strumenti e le premesse ci sono. Noi a dicembre avevamo 1.200.000 situazioni di skill shortage in Italia, posti di lavoro che rimanevano permanentemente scoperti per mancanza di persone che avessero le attitudini per rispondere a quel fabbisogno di personale qualificato specializzato. I disoccupati erano 2.500.000, quindi se noi avessimo, e era il 9,8%, se avessimo anche solo messo in comunicazione 1.200.000 persone con quei posti che già esistevano senza bisogno di investimenti, agevolazioni, incentivi, erano lì pronti per essere coperti. Se lo avessimo fatto avremmo dimezzato la disoccupazione, che sarebbe scesa sotto il 5%, cioè sarebbe diventata non più un fatto patologico ma un fatto fisiologico. Quindi vedete che l'articolo 4 della Costituzione è a portata di mano, ma è a portata di mano in quanto si investa nei servizi necessari. E questo, siamo così lontani dal farlo che nel momento in cui abbiamo avuto a disposizione decine di miliardi per il lavoro, li abbiamo spesi tutti, ma dico tutti, senza lasciare una lira per le politiche attive, per i servizi, li abbiamo spesi tutti per le politiche passive, per il sostegno del reddito a chi è disoccupato o sospeso dal lavoro. Abbiamo speso decine di miliardi per quello e non un euro per investire sui servizi che servono. Poi, se volete, parliamo anche, il mio libro è dedicato interamente a questo, su che cosa bisogna fare su questo terreno e come, come già oggi larga parte della forza lavoro, ma come si fa per estendere a tutti questa possibilità di scelta. Ma comunque quello che mi sento di scartare da subito è l'idea che sia un'utopia o una provocazione, come solitamente vengono prese le mie le idee di Chino. Sono in genere provocazioni, ma no, quale provocazione? Tu però nel libro che ho iniziato a leggere fai anche degli esempi famosi, e tra l'altro ArcelorMittal, che è una di questi esempi, è in questo momento in trattativa ancora, o si sta parlando ancora di un ritorno alla trattativa, dove il governo fa da mediatore, però quello è un imprenditore, piuttosto che Fiat, FCA, con il piano Officina Italia. Insomma, ci sono degli esempi, però vorremmo appunto che tu ce li raccontassi un po' in relazione a quest'idea dell'intelligenza del lavoro. Dunque, cominciamo a dire che questa scelta dell'imprenditore è qualcosa che nelle situazioni di crisi aziendale, ma non solo nelle situazioni di crisi aziendale, viene compiuta anche a livello collettivo. Cioè i lavoratori di un'azienda spesso si trovano a dover scegliere l'imprenditore. Pensate a quello che è accaduto ad Alitalia nel 2008. Governo Prodi con il ministro per l'economia Padoa-Schioppa aveva selezionato Air France KLM, il primo vettore aereo mondiale, come tutto sommato il più titolato, il più adatto a prendere in mano l'Italia e salvarla dal disastro. Occorreva un accordo con i lavoratori, quindi i loro sindacati, sul piano industriale di Alitalia, e questo accadeva nel gennaio-febbraio del 2008. I lavoratori esaminarono attraverso le loro organizzazioni, CGIL e CISL, il piano industriale e lo bocciarono. Preferirono il piano industriale della CAI, compagnia aerea italiana, costituita dalla famosa cordata dei capitani coraggiosi, dei quali nessuno aveva mai fatto volare un aereo, ma
non è questo che conta, dal nome per questo discorso, quel che conta è che furono i lavoratori di Alitalia a scartare, bocciare Air France KLM e ingaggiare come imprenditore la CAI. La stessa cosa hanno fatto i lavoratori Alitalia nel 17, lì i loro sindacati avevano approvato il piano industriale di Etihad, ma i lavoratori hanno smentito le loro associazioni, hanno votato con l'80% di voti contrari, hanno bocciato il piano di Etihad, scegliendo deliberatamente di avere come imprenditore lo Stato, perché facevano affidamento sul fatto che ritirandosi Etihad lo Stato italiano sarebbe subentrato come datore di lavoro, e avevano ragione. I fatti di questi giorni dicono che avevano fatto bene i loro conti, nel senso che lo Stato effettivamente sta rilevando all'Italia. Dopodiché si tratta di discutere se lo Stato sia in grado di fare il vettore aereo, se abbia le competenze, le capacità, ma se parliamo di scelta dei lavoratori, queste sono scelte dei lavoratori. La stessa scelta, ma in senso inverso, venne compiuta dai lavoratori della Fiat nel 2008, i quali anche loro al bivio tra Sergio Marchionne, che proponeva loro un determinato piano industriale, e lo Stato italiano, perché anche lì una parte del movimento sindacale riteneva la cosa migliore la nazionalizzazione della Fiat, e era probabilmente quello che sarebbe accaduto se il piano Marchionne fosse stato respinto. In quel caso i lavoratori votarono a favore, ma questi sono i casi in cui i lavoratori si scelgono l'imprenditore. E naturalmente quanto maggiore è la concorrenza degli imprenditori sul lato della domanda di lavoro, quindi gli imprenditori che si candidano a investire nel nostro paese, tanto maggiore è la forza contrattuale dei lavoratori. Quindi questo sta a dire che l'interesse dei lavoratori e l'intelligenza collettiva, che è il sindacato, dovrebbe tendere ad aprire il paese al meglio dell'imprenditoria mondiale per poter avere maggiore scelta. Invece in Italia per decenni abbiamo fatto la scelta esattamente opposta, con il consenso dei sindacati, che quindi, anzi, con i sindacati in prima fila, che quindi hanno fatto molto male il loro mestiere. Cioè sia da destra sia da sinistra abbiamo ostracizzato, abbiamo fatto le barricate contro le multinazionali. Da destra sventolando la bandiera della difesa dell'italianità delle grandi imprese, da sinistra presentando le multinazionali tutte indiscriminatamente come rapaci che vengono nel paese, lo spolpano e poi se ne vanno lasciando le blische. Fatto sta che questa opposizione bipartisan ha fatto sì che nell'86 si rifiutasse l'offerta di Ford per la Alfa Romeo, preferendo l'investitore italiano Fiat, e poi si difendessero i monopoli delle ferrovie e delle poste, e poi si facessero le barricate contro AT&T che voleva investire su Telecom, e poi contro ABN AMRO che voleva investire su Antonveneta, e poi di nuovo contro Lactalis che voleva rilevare Parma. Questa volta le barricate non ottennero il successo, però è tutta una serie lunghissima di casi in cui l'intelligenza collettiva dei lavoratori non ha funzionato, o il sindacato ha fatto male il suo mestiere e la politica ancora peggio, e il risultato è che l'Italia è un paese relativamente chiuso al meglio dell'imprenditoria mondiale, e questo fa sì che i lavoratori siano più deboli. Ecco, l'intelligenza del lavoro comporterebbe che invece si ragionasse e si operasse in un modo molto diverso. Io qui ho fatto solo alcuni esempi, il libro ovviamente è dedicato a mostrarne molti altri in aggiunta a questi. E quando parli di intelligenza collettiva parli di sindacato, che è un soggetto importante. Io accanto al sindacato, sia per l'intelligenza collettiva, ma dico per far crescere
anche quella individuale, vedo altri due soggetti. Uno sono i servizi al lavoro, che sono in Italia un'altra nota dolente, e l'altra è questa fantastica agenzia che è la scuola, che dovrebbe sì far crescere le competenze nei ragazzi per farli diventare giovani adulti, ma dall'altra parte dovrebbe anche insegnare quelle competenze trasversali, e tra queste c'è l'orientarsi, c'è quello anche del saper scegliere, che è un'arma decisiva, mentre dall'altra parte vedo che il sentimento collettivo rispetto al lavoro nostro, italiano, specialmente italiano, e anche purtroppo dei giovani, è quello della paura del lavoro, e quindi quando hai un lavoro anche non bello, anche non appagante, ti ci aggrappi per la paura di perderlo, così perdendo anche la possibilità di scegliere l'imprenditore, scegliere il lavoro giusto, perché poi c'è la crisi, perché poi c'è la paura di lasciare ciò che conosci per l'ignoto o per il precario. Diciamo che della scuola il nostro paese non ha evidentemente una grande opinione, se proprio in questi giorni ha stanziato per quel vero pozzo senza fondo che è Alitalia il doppio di ciò che ha stanziato per l'intero sistema scolastico. 3 miliardi buttati in Alitalia, dove abbiamo già buttato nel decennio passato, io ritenevo solo 7 miliardi, invece abbiamo rifatto i conti, sono 14 miliardi, quindi altri 3 miliardi buttati nel buco nero di Alitalia e 1,5 miliardi per la scuola, nel momento in cui abbiamo decine di miliardi a disposizione e nel momento in cui sarebbe di vitale importanza investire sul futuro, perché senza scuola non c'è crescita, senza scuola non c'è buon lavoro, e tutti i dati mostrano che ogni anno di scuola che si aggiunge o di università, questo porta a una maggiore produttività mediamente una maggiore produttività del futuro, e questo nonostante tutti i difetti della nostra scuola. È una scuola dove il merito è poco valorizzato, dove si avanza per anzianità e non per merito. Sta di fatto che neppure su questa struttura siamo capaci di investire. Per il resto, il problema del posto fisso nasce da un elemento, diciamo così, della nostra cultura del lavoro che ci tiriamo dietro ormai da circa un secolo, e cioè l'idea che la difesa della sicurezza economica e professionale della persona che vive del proprio lavoro debba essere affrontato e risolto soltanto nel rapporto di lavoro, irrigidendo, ingessando il rapporto per difendere la persona dal mercato. L'idea è: una volta che sei dentro non ti lascio più andare nel mercato, perché il mercato è una trappola, è un luogo pericoloso, è un luogo dove rischi di romperti il collo. E questo poteva anche funzionare come modello quando il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate era di decenni. Le macchine per cucire, le automobili, si producevano nella stessa maniera per interi decenni. Oggi il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate si misura in mesi, neanche in anni. Le aziende nascono e muoiono con una frequenza molto maggiore rispetto al passato. E allora ingessare il rapporto per difendere il lavoratore diventa una strategia sempre perdente, o quasi sempre, perché quando arriva l'acquazzone il gesso si scioglie e anche quel simulacro di protezione viene meno. Però nella cultura diffusa il posto fisso è ancora considerato come la vera garanzia di benessere,
la vera garanzia dello star bene nel futuro. E quindi su questo altare si sacrifica tutto il resto. Noi questo errore l'abbiamo fatto con lo Statuto dei Lavoratori nel 70. Lo Statuto era tutto centrato sulla tutela nel rapporto, mentre alla protezione del lavoratore nel mercato, ai diritti del lavoratore nel mercato, no, non era dedicato niente, non viene menzionata l'informazione nel mercato del lavoro, la formazione, l'assistenza, la mobilità. Invece due articoli a irrigidire, il 33 e il 34, a rafforzare il monopolio statale del collocamento, che era un ferro vecchio inservibile che non ha mai collocato nessuno. Ecco, questo è il vero grave difetto dello Statuto, che pure ha molti meriti. Io non sono un detrattore dello Statuto, però questo era un suo grande, grave difetto, dal quale ancora oggi non ci siamo pienamente liberati. L'ideologia del posto fisso ancora prevale in ciò che i genitori dicono molto spesso ai propri figli, le indicazioni che i genitori danno ai propri figli, e questo contribuisce alla disoccupazione giovanile e indirizza male una grossa parte della nuova generazione. Manca il servizio di orientamento, che è un servizio fondamentale. Dove il servizio di orientamento funziona, la disoccupazione giovanile è soltanto del 15, 20, 25% superiore rispetto al tasso di disoccupazione generale. Da noi il servizio di orientamento scolastico e professionale manca sostanzialmente quasi del tutto, nel senso che c'è, ma viene utilizzato e è operativo male per delle quote infinitesimali della popolazione a cui dovrebbe essere diretto, e quindi abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è del 200% superiore rispetto al tasso di disoccupazione generale. E te lo confermo, Pietro, perché ho appena sentito un po' delle scuole dove mi occupo di orientamento. Diciamo che il lockdown, tra l'altro, ha un po' giustificato le scuole che hanno subito sacrificato l'orientamento in uscita, per cui già l'anno scorso avevo fatto un'indagine per cui una percentuale circa del 30-35% ad aprile dei ragazzi di quinta non sapevano cosa avrebbero fatto dopo. Stiamo parlando di aprile, quest'anno probabilmente è molto peggio perché non c'è stato nessun tipo di attività. Oltre a questo, poi l'idea che tutti vadano all'università ha un po' lasciato scoperto l'idea di invece inserire già degli uffici di placement nelle scuole superiori per tutti quei ragazzi che vogliono entrare nel mercato del lavoro, che sono una quota. L'orientamento e i servizi lì non ci sono. Nel 2010 venne fatto un sondaggio da Eurobarometro, l'agenzia demoscopica dell'Unione Europea, come gli adolescenti vedono il loro futuro nel mercato del lavoro e il mercato del lavoro stesso. In questo sondaggio c'era una domanda, diceva: tu ti attendi un lavoro che comporti una qualche attività manuale? E c'era anche l'esemplificazione. Attività manuale non vuol dire soltanto il manovale o il bracciante, vuol dire anche l'antennista, l'infermiere, l'elettricista, l'idraulico, tutta una serie, l'artigiano, eccetera. E in Svezia rispondono di attendersi un rapporto di lavoro con contenuto manuale il 40% dei giovani, e in quell'anno verrà misurato un numero di assunzioni per rapporti di lavoro di questo tipo circa il 42% del totale. Quindi in Svezia abbiamo l'immagine di una generazione perfettamente informata su ciò che l'attende. In Italia rispondono di attendersi un rapporto di lavoro manuale il 5% degli adolescenti, del campione di adolescenti intervistati.
E quindi in Italia in quell'anno il 48% delle assunzioni è stato per rapporti di lavoro a contenuto, che abbia un qualche contenuto manuale. Questo ci dà l'immagine di una generazione che compie le scelte per il suo futuro, le scelte fondamentali per il suo futuro, con la testa nel sacco. Ma non per colpa sua, per colpa della mia generazione, della nostra, che non abbiamo dato loro le informazioni che contano. E quando si fa i paesi dove l'orientamento viene fatto a tappeto, in modo capillare, ogni ragazzo all'uscita di ogni ciclo scolastico viene preso in carico da un job advisor o addirittura un team di job advisors che delineano le sue attitudini, le sue aspirazioni, verificano se c'è coincidenza o no fra aspirazioni e attitudini, gli disegnano i percorsi possibili per andare avanti, indicandogli le probabilità che ciascun percorso produca occupazione coerente. Noi questo dato del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi non lo abbiamo perché non lo rileviamo. Per rilevarlo occorrerebbe istituire un'anagrafe della formazione professionale, come c'è l'anagrafe scolastica, identica, e poi incrociare i dati dell'anagrafe della formazione con i dati delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, che indicano tutti i rapporti, i contratti di lavoro subordinato che vengono stipulati, i dati sulle iscrizioni agli albi professionali, dati sulle iscrizioni agli registri dei disoccupati, e da questo incrocio emergerebbe subito il tasso di coerenza. Di ogni corso noi potremmo sapere che cosa, se la formazione impartita è coerente con ciò che è accaduto dopo. Questo dato invece non lo abbiamo, questo sistema non è stato implementato, è stato progettato, perché il decreto 150, uno degli 8 decreti del Jobs Act, lo prevedeva, ma era il frutto di un accordo tra governo centrale e regioni che anticipava la riforma costituzionale che poi è stata bocciata, e quindi questa cosa non si è poi fatta sostanzialmente. Sì, Pietro, mi lanci un assist fantastico su questa cosa qua per ricollegarmi ai famosi servizi al lavoro. Considera che qui siamo dai copernicani, quindi che si occupano di innovazione, tecnologia, big data, Stefano Quintarelli e tutti gli altri, e quando sentono queste notizie poi magari si fanno venire delle buone idee. È anche vero che dall'altra parte dell'oceano qualcuno nella valigetta pensava di portarci qualche strumento a favore di questi incroci di dati, che stiamo ancora attendendo che esca dalla valigetta. Come siamo messi, tolto il discorso del lockdown, sui famosi servizi al lavoro? Siamo messi molto male, perché abbiamo buttato via qualche miliardo per assumere i famosi navigator, i quali sono tutti a casa, pare, dicono che fanno lo smart working. Come si faccia a fare smart working per quello che dovrebbero fare, e non è assolutamente chiaro, ma anche prima del lockdown, in realtà la stragrande maggioranza di loro non era attiva e non svolgeva il compito che avrebbe dovuto svolgere, anche perché è un compito che richiede una formazione, richiede un know-how che non si acquisisce dall'oggi al domani. I job advisor nei paesi dove queste cose funzionano hanno 2 o 3 anni di formazione post-universitaria, altro che il concorsino con le crocette con cui sono stati. Dopodiché c'è tanta gente bravissima tra i navigator, però dal punto di vista delle politiche del lavoro e dei servizi è zero o quasi zero. E il contratto di ricollocazione, che era una innovazione importante, che tra l'altro stabiliva una cooperazione tra pubblico e privato
basata sull'idea che venisse retribuito il servizio dell'agenzia privata solo in quanto produttivo della ricollocazione effettiva, e quindi era una cosa che non avevamo inventato, ma l'avevamo mutuata dall'esperienza olandese e anche britannica, molto positiva. È stato totalmente disabilitato all'inizio della nuova legislatura, e quindi quello strumento è stato azzerato, e chi si affaccia sul mercato del lavoro oggi o ha le famose reti familiari, amicali, professionali, o non ha nessuno che lo guida verso dove i posti di lavoro sono offerti realmente. Manca l'informazione e manca anche la formazione mirata, perché noi spendiamo miliardi in formazione, ma nessuno si cura di monitorare capillarmente la qualità della formazione impartita. Perché? Perché il sistema della formazione è incentrato sugli interessi degli addetti, non sugli interessi degli utenti. E gli addetti non hanno nessun interesse a essere messi sotto stress, a essere misurati nell'efficacia del loro lavoro. Quindi hanno interesse invece a poter continuare ogni anno a insegnare quello che insegnano da 20 anni, senza minimamente verificare se serve ancora, e soprattutto senza quel collegamento rapido, nervoso, che deve esserci tra il sistema della formazione e le esigenze mutevoli del tessuto produttivo. Questo distingue il sistema della formazione dal sistema scolastico. Il sistema scolastico insegna cose che devono poter servire sempre. Il sistema della formazione invece deve creare il percorso verso quello specifico posto di lavoro, quella specifica domanda di lavoro qualificato o specializzato. E quindi la formazione così fatta vocazionale, fatta solo sulla base di una generica esigenza di acculturazione in un campo o in quell'altro, da questo punto di vista serve poco o nulla. Qui occorre, c'è molto da fare, ma ci sono anche molte risorse disponibili. Il Formatemp è pieno di... Formatemp è l'agenzia per la formazione alimentata col 4% di tutte le buste paga del settore della somministrazione. È piena di soldi e non chiede altro che poterli spendere bene. Ma poi abbiamo i fondi del Fondo Sociale Europeo, abbiamo veramente, non sono i soldi che mancano, ma abbiamo un sistema di formazione rigido che non accetta di essere messo in discussione nella sua struttura e nelle sue articolazioni. Diciamo che la formazione è più attenta alle proprie capacità di offerta che non alla domanda e ai fabbisogni del mercato del lavoro. Però tutto sommato anche qui torniamo alla presenza di tanti dati all'interno del sistema e all'incapacità o la mancata volontà di leggerli, perché il Ministero del Lavoro vede tutti i movimenti del mercato del lavoro, così come dall'altra parte anche i centri di formazione professionale piuttosto che gli organismi di formazione potrebbero, attraverso questi dati, analizzare quali sono le richieste, le competenze che non trovano risposta, e quel 1.200.000 posti di lavoro vacanti potevano trovare delle soluzioni attraverso questi percorsi formativi del Fondo Sociale Europeo, che è comunque un fondo che ha risorse in abbondanza. Poi c'è Garanzia Giovani per i ragazzi più giovani fino a 30 anni, quindi non mancano le risorse, ma forse manca una regia. Sì, manca la regia, ma manca proprio l'idea di quello che dovrebbe essere il sistema. Il sistema dovrebbe rilevare da un lato la domanda di lavoro delle imprese, cosa che i nostri centri per l'impiego non fanno assolutamente. A me è capitato di visitare dei centri per l'impiego sia da parlamentare
Sì, a proposito, devo fare una correzione alla tua presentazione. Io, è vero che ho fatto la mia prima legislatura dal 79 all'83, però dall'83 al 2008 ho insegnato, non sono stato parlamentare. Poi sono tornato in Parlamento. Comunque, dicevo, ho visitato dei centri per l'impiego, ho sempre chiesto, ma voi sapete che cosa cerca il tessuto produttivo circostante? Avete un'idea delle aziende artigiane che disperatamente cercano manodopera e non ne trovano perché i ragazzi non considerano neanche il settore artigiano come possibile destinazione? In Italia ci sono 20.000 imprese artigiane che chiudono ogni anno per raggiunti limiti di età del titolare, senza che la nuova generazione gli dia il cambio. E quindi si disperde non solo la relativa occupazione, ma anche l'avviamento commerciale. Ecco, di tutto questo nei centri per l'impiego non si sa nulla, non c'è nessuno che se ne occupi. Allora, loro, se hanno delle offerte di lavoro, è perché sono arrivate spontaneamente. Qualcuno ogni tanto pensa di cercare il bracciante, cercare l'uomo di fatica, soprattutto lavori di basso contenuto professionale attraverso il centro per l'impiego, ma no, il centro per l'impiego non conosce la propria zona economica. Invece occorrerebbe un'agenzia che conosce ciò che cercano le aziende e che chiama gli iscritti all'albo, al registro dei disoccupati, e selezionandoli in relazione alla caratteristica del posto di lavoro offerto, e una volta trovata la persona più vicina a quel posto, organizza il corso di formazione su quelle tecniche applicate, quell'ambiente di lavoro, magari in collaborazione con l'azienda, magari pagando un'indennità di formazione alla persona per consentirle di affrontare i 3 mesi, 6 mesi di formazione, e poi a quel punto la formazione porta con ottima probabilità a quel posto. Ma questo richiede persone che sappiano fare questo mestiere, che sappiano chiamare i disoccupati, e se i disoccupati non rispondono e non vengono, sappia cancellarli dal registro della disoccupazione, sappia togliergli il trattamento di disoccupazione. Nessuno fa questo mestiere nei nostri centri per l'impiego, invece è proprio quello che bisogna incominciare a fare. Quando tu parli di questo, parli sostanzialmente della condizionalità, e pare che anche a proposito del MES la condizionalità è una cosa che noi italiani mal sopportiamo, cioè quello di dover dimostrare che ciò che ci viene dato rispetto a ciò che ci viene dato c'è un contrappeso di qualcosa che facciamo, ci impegniamo a fare, pare che non sia nel nostro DNA. Concordi? Vedo che purtroppo ma è proprio così, e su questa cosa del MES poi non voglio parlare per carità di patria, ma io francamente mi vergogno quando ne parlo con i colleghi degli altri paesi d'Europa, perché è veramente una posizione totalmente indifendibile. Perché mai i paesi cosiddetti frugali, quelli che hanno i conti in ordine, dovrebbero accettare di investire, di prestare soldi o addirittura regalarli a un paese che butta via 3 miliardi nel buco nero di Alitalia e non investe sulla propria scuola? Viene istituito un fondo per finanziare il recupero di strutture sanitarie adatte rispetto all'emergenza, e noi pretendiamo che ci dia i soldi senza neanche la condizione che vengano spesi per il motivo per cui sono stati stanziati. È una cosa di una irragionevolezza che secondo me si spiega solo con desiderio di fermare il processo di integrazione europea, perché se questo è l'atteggiamento,
come si fa a costruire un'Unione Europea? Come, con che faccia ci presentiamo ai nostri interlocutori? Con quale credibilità? Il nostro atteggiamento è addirittura provocatorio nei confronti anche della parte più ben disposta nei nostri confronti. Dico parte dei nostri partners meglio disposta nei nostri confronti. Sì, diciamo che noi troviamo alleanze quando ci sono dei partner che si trovano nelle stesse difficoltà, per cui stringiamo alleanze sulla base del bisogno, non tanto del merito, della credibilità. Però andiamo invece a questa situazione straordinaria che ci ha offerto purtroppo il coronavirus, che però ha messo in evidenza anche tante cose positive e ha anche attivato cose che diversamente avremmo atteso per anni. Per esempio questa idea dello smart working, che forse è stata gestita come un remote working, cioè come fare le stesse cose o cose simili però in un luogo diverso, cioè casa propria. Però ci ha un po' abilitato, ci ha un po' abituato, ha fatto entrare nella mentalità e nell'abitudine anche l'utilizzo delle tecnologie, un modo differente poi alla fine, anche se non perfetto e definitivo, di lavorare. Come vedi questa prospettiva dell'alfabetizzazione tecnologica di molti lavoratori e di un modo diverso di lavorare che forse ci porterà al vero smart working? E poi magari ti farò una domandina rispetto alle regole. Dunque, quello che è accaduto è veramente qualcosa di straordinario, e uno di quegli eventi che cambiano faccia al mondo del lavoro. Milioni di persone hanno cominciato ad arrabattarsi a operare da remoto, e fra queste persone metto anche quegli eroici insegnanti che senza una lira dallo Stato, senza un contributo per l'acquisto degli strumenti, usando solo ciò di cui erano dotati personalmente e in alcuni casi che conosco di persona addirittura attivandosi disperatamente per riuscire a comprare un PC e un collegamento internet in casa per poter incominciare a fare il loro lavoro da remoto. Ecco, questa cosa è una cosa straordinaria che cambia faccia al nostro mercato del lavoro, al nostro tessuto produttivo, perché c'è stato un investimento in know-how, in capitale umano, prima ancora che in capitale, in hardware, strumenti, collegamenti, straordinario. Però questa esperienza ha anche messo in rilievo due grosse questioni. La prima è che è la più facile da risolvere, magari è stata quella vissuta più drammaticamente, ma è la più facile da risolvere, è che si è constatato che se l'abitazione della persona che lavora non è idonea, cioè è piccola, è affollata, ci sono i bambini che giocano, piangono, o semplicemente che sono felici di avere il genitore o la genitrice a casa e non rinunciano a godere di questo bene insperato, beh, se quella è la condizione, il lavoro da casa è una tortura, è fonte di uno stress e si lavora male, si lavora a metà, è come una macchina che vada con un cilindro in meno. E lì però dicevo, questo è il problema più facilmente risolvibile, perché già si osserva che stanno nascendo il business dell'offerta di luoghi di smart working vicini a casa, cioè distribuiti capillarmente nel territorio, che sono qualcosa di più dell'internet caffè, perché offrono un posto di lavoro un pochino più isolato e più, che dà maggiori garanzie
quel minimo di riservatezza, di isolamento che è necessario per un lavoro come si deve. Potrebbe anche essere che il futuro ci riservi una diffusione straordinaria di questo business, alimentata dall'interesse delle aziende a farsi carico della relativa spesa, perché questo consente loro di ridurre gli spazi di lavoro nell'azienda centrale. Cioè si può pensare a un futuro in cui si risparmierà tempo di spostamento fra casa e lavoro, spazi in azienda. L'azienda, per esempio, potrebbe avere una serie di postazioni di lavoro che ciascuno occupa. Del resto ci sono già aziende che funzionano così, anche a City Life, per esempio. E quindi l'azienda risparmia sugli spazi dedicati ai propri dipendenti e i dipendenti risparmiano, hanno l'agevolazione di poter lavorare a un passo da casa in collegamento da lontano o anche in un'altra città, in un luogo di vacanza, dove si voglia. Se questo business si sviluppa, questo può cambiare faccia al nostro lavoro, quando è lavoro sulle informazioni, sul flusso di dati. Ovviamente non potrà svolgersi in questo modo il lavoro dell'infermiere o quello manifatturiero, ma diciamo una metà della forza lavoro potrebbe essere diciamo interessata a questo sviluppo. L'altro problema molto più difficile da risolvere è che lo smart work, se è tale per davvero, implica una struttura profondamente diversa della prestazione lavorativa. Perché è uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, così come è stato costruito in un secolo di diritto del lavoro, è la sua estensione nel tempo e la misura della prestazione, i giuristi dicono ratione temporis, cioè l'adempimento si suddivide in una serie infinita di singoli momenti, per cui in ciascun momento che passa, in ciascun secondo che passa, tu adempi per quella piccola frazioncina. E nello smart working non è più così, non ha nessun rilievo quanto tempo tu stia al lavoro, mentre assume rilievo l'adempimento del task, del compito che ti è affidato. E quindi questo avvicina, diciamo, fa cadere una delle differenze di fondo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che già aveva cominciato a cadere con la legge 81 del 17, che aveva cominciato a riconoscere la possibilità che una parte, un segmento della prestazione venisse svolto in questo modo, pur conservandosi la connotazione di lavoro subordinato. Adesso tutto può avvenire, l'intera prestazione può svolgersi in questo modo, e a questo punto la distinzione strutturale tra prestazione di lavoro autonomo e subordinato si perde, mentre viceversa assume rilievo un rapporto fiduciario nuovo tra il lavoratore e il datore di lavoro, l'imprenditore. Rapporto che però ha da esserci, perché se invece questa fiducia non c'è, crolla l'intera costruzione. E quindi questo implicherà anche idee nuove e prassi nuove in materia di verifica della qualità e quantità del lavoro, di struttura della retribuzione e così via. Su tutto questo l'ordinamento legislativo ha fatto un passetto avanti con la legge del 2017, che ha introdotto questa possibilità, ha riconosciuto lo smart working, che pure era già in atto da tempo, ma è un passetto minimo, mentre c'è tutto da costruire sul piano concettuale in questo nuovo contesto, per l'ipotesi in cui la frazione di lavoro complessiva svolta in questa forma diventi una frazione rilevante, diciamo non più uno zero virgola, ma una quota a due cifre.
la persona che ha proposto il progetto anche copernicano del flexible working ha colto quindi il punto. Nicola Fracassi infatti ci ha indicato come l'incrocio tra fiducia e lavorare per obiettivi la vera sfida, diciamo, della trattativa tra il datore di lavoro e il lavoratore, mentre da parte del sindacato c'è sempre invece questo spauracchio da una parte della perdita di controllo e dall'altra del rischiare di scivolare verso il lavoro autonomo o il cottimo, che è un po' una sfiducia verso il lavoratore invece da parte di chi lo rappresenta. Sì, è così. Dobbiamo anche considerare che noi siamo ancora un paese in cui si considera diciamo, che il modo migliore, anzi forse l'unico, con cui si costruisce e garantisce la sicurezza economica e professionale della persona che lavora è la garanzia di stabilità e continuità nel tempo, che è, diciamo, in quelle forme è strettamente legata al rapporto di lavoro subordinato così come lo abbiamo inventato e praticato nel secolo scorso. In un contesto in cui la struttura della retribuzione è completamente diversa, magari non è più legata o è legata solo in piccola parte o in parte minore al trascorrere del tempo, già quelle vecchie strutture di difesa della sicurezza del lavoratore possono essere buttate al macero, perché il lavoratore di una sicurezza che gli garantisce soltanto il 20 o il 30% dello stipendio non se ne fa molta. E quindi già questo ci dice che c'è da proprio ripensare il sistema di protezione, e bisogna ripensarlo per un verso abbandonando la categoria concettuale della subordinazione, che è veramente troppo strettamente legata alle forme di produzione del secolo scorso, e invece rivalutando come diciamo elemento, fattispecie di riferimento per il sistema protettivo, l'idea della dipendenza economica, che è diciamo una categoria che si fonda sull'elemento della monocommittenza e della durata nel tempo. E probabilmente è giusto anche metterci dentro l'elemento della retribuzione di fascia bassa, che è un altro indice di dipendenza economica e di scarso potere professionale. Secondo me il diritto del lavoro dovrà virare verso qualche cosa che avrà come punto di riferimento questa categoria e non più quella della subordinazione, e però appunto c'è ancora moltissimo lavoro da fare su questo terreno. Nel frattempo ho visto comparire Stefano Pintarelli sul mio schermo e lo saluto molto cordialmente. Pietro, rispetto al fatto che viviamo in una bolla che è anche una parentesi, su questo tema dello smart working e quindi delle regole e l'applicazione della legge del 2017, eccetera, come vedi questo passaggio? È un passaggio che potrebbe emanciparci anche da un po' di queste restrizioni. Per esempio, l'INAIL è molto preoccupata di questa dell'assicurare. Non potrebbe essere che tra i vantaggi di cui beneficia l'azienda, l'azienda non si preoccupi anche di una forma assicurativa diversa rispetto all'INAIL, magari una forma privata di tutela anche ampia, magari che addirittura copra anche oltre quello che è il rischio del lavoratore stesso per i vantaggi di cui beneficia, che sono quelli logistici e in qualche caso organizzativi, anche se l'organizzazione magari è una cosa tutta da reimpostare. Dunque, sulla questione INAIL ci sarebbe moltissimo da dire, perché
Nella legge del 17 è stato fatto un errore clamoroso che ho denunciato in Senato in modo molto vibrante, ma nessuno mi ha dato retta, e cioè di stabilire che l'infortunio accaduto durante lo smart working, il lavoro da remoto, e addirittura avvenuto al lavoratore che stava recandosi nel luogo scelto per svolgere il lavoro da remoto, si considera infortunio sul lavoro o infortunio in itinere. Ora, questa è proprio una colossale sciocchezza che si abbina perfettamente all'altra sciocchezza inserita in quella legge, che consiste nell'imporre al datore di lavoro di comunicare per iscritto al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ogni anno una relazione sui rischi specifici dello smart working. Ora, io, pur stroicandomi il cervello, più che il rischio di schiacciarsi il dito nel PC e chiudendo il coperchio, non riesco a vedere un rischio specifico. Certo che hai il rischio di prenderti una scossa attaccando la spina se il computer va collegato alla rete elettrica, ma quello non è specifico, hai lo stesso rischio anche in azienda. E comunque è chiaro che non è quello il problema. C'è il rischio di prendersi una pallonata se vai a lavorare ai giardinetti perché i bambini giocano lì vicino, ma quello non è un infortunio sul lavoro. Ora, però, fatta quell'errore, e perché è stato fatto? Perché c'era la preoccupazione da parte di Confindustria che se non veniva coperto dall'INAIL quel rischio, gli imprenditori sarebbero stati riluttanti ad assumersi la responsabilità di far lavorare il lavoratore dove vuole lui o dove vuole lei. Anche questa è una sciocchezza, è una preoccupazione vetero-burocratica che testimonia di una società un po' ammuffita su queste cose. Però così è stato. E quando è esploso il lavoro da remoto, lo smart working in tutte le sue forme possibili all'indomani del lockdown, l'INAIL si è sentito in dovere di elencare i rischi specifici in modo da dare una traccia ai datori di lavoro su che cosa dovevano comunicare ai lavoratori. Andate a vedervela questa circolare dell'INPS, perché è meravigliosa. Dice: c'è il rischio di collocarsi in luoghi con spifferi di aria fredda o calda. C'è il rischio, si raccomanda di non lavorare al buio. Si raccomanda di lavorare in luogo presso il quale sia facilmente ottenibile il rifornimento di acqua da bere o sia facile lavarsi le mani. Ecco, i rischi specifici sono quelli di non avere la fontanella vicino o il lavandino. Ci perdiamo in queste vere e proprie sciocchezze, però... questa circolare INAIL è lì, sono 6 pagine. Io tra l'altro l'ho denunciata con un articolo pubblicato sulla Voce Info, per cui chi vuole andare a vedersi questi rischi specifici può vederli, e lì c'è anche il link alla circolare INAIL. E è chiaro che siamo lontani da una cultura del lavoro quale quella che bisogna costruire proprio a minimis fundamentis, come si dice, dove il lavoro ritrova le sue sicurezze costruite non più nel rapporto ma nel mercato, sui servizi di informazione, formazione, assistenza alla mobilità e anche sostegno del reddito quando si perde il lavoro, ma è lì
nella società dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, della globalizzazione in cui tutto è accelerato e tutto è molto più mobile, la sicurezza del lavoro va tutta costruita fuori del rapporto, non dentro il rapporto ci sono alcune tutele che vanno conservate, vanno anche perfezionate, ma non può essere il vecchio catalogo, ecco. Pietro, diciamo, vedo che sono le 10, per cui i copernicani sono innamorati del futuro. Ti avevo anticipato che ci sarebbe stata questa tremenda battuta che ti avremmo chiesto al termine dell'incontro su come vedi il futuro del lavoro. Dunque, Mi raccomando. Io vedo il futuro del lavoro in parte nel modo in cui vi ho detto all'inizio, cioè vedo un mercato del lavoro nel quale siano le persone che vivono del proprio lavoro a scegliere l'imprenditore e credo che questo sia possibile e anzi dovuto in base all'articolo 4 della Costituzione, quindi dobbiamo realizzarlo e ci sono tutti i mezzi per i presupposti perché questo sia possibile, però occorre smettere di spendere per le politiche attive, per i servizi, investire sul sistema dei servizi al lavoro meno del 0,5% di quello che spendiamo per le politiche passive, cioè trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione. E se continuiamo a fare così, allora vedo un futuro buio per il lavoro. Spero che questa scelta venga drasticamente corretta e che si creino i presupposti per un mercato del lavoro in cui questo come deve possa avvenire. Vedo un futuro del lavoro in cui finalmente predomina l'idea che non c'è buon lavoro senza buona impresa e viceversa, non c'è buona impresa senza buon lavoro, ma questa idea è fondamentale e ancora non è, forse non è ancora maggioritaria nel nostro paese. Una metà del movimento sindacale è ancora convinta che ci sia un interesse contrapposto fra lavoro e impresa. Addirittura si vede l'imprenditore come un soggetto socialmente pericoloso, addirittura un soggetto di cui si può fare a meno. Quando sento tutta questa grande entusiasmo per le nazionalizzazioni, nazionalizzare vuol dire fare a meno del datore di lavoro, dell'imprenditore, mentre l'imprenditore è indispensabile per il lavoro buono. Naturalmente il conflitto ci sarà con l'imprenditore per la spartizione dei frutti, ma questo è tutto un altro discorso. Allora, io vedo, spero in un futuro del lavoro, del mondo del lavoro, in cui il sindacato diventi l'intelligenza collettiva che consente ai lavoratori di rendersi conto che non c'è sicurezza, non c'è prosperità dell'impresa senza innovazione. Un'impresa che non innova è destinata a chiudere e quindi quel sindacato deve guidare i lavoratori nella scommessa con l'imprenditore sulla innovazione e deve fornire all'imprenditore gli strumenti, i modi per cointeressare i lavoratori all'innovazione, per costruire la partecipazione dei lavoratori nell'impresa. Questo è il mestiere del sindacato del futuro. E altro che il sindacato piantagrane, altro che il sindacato che stipula il contratto nazionale e poi fa il guardiano in fabbrica sull'attuazione del catalogo dei diritti contenuti nel contratto nazionale. Questa è una visione vetusta e improponibile nel futuro prossimo, anzi già improponibile nel presente. Ecco, se noi sapremo fare questa svolta, e a questo ho dedicato il mio libro, se noi sapremo fare questa svolta, io vedo un futuro roseo per il lavoro, vedo un passo avanti tanto maggiore
quanto maggiore è il margine di miglioramento che abbiamo nell'Italia di oggi. Per un breve istante ho messo la copertina del tuo libro. Adesso abbiamo finito questo incontro pubblico e, come di solito facciamo noi copernicani, ti facciamo un bel applauso, un applauso da call. Grazie. Ricordo ai copernicani che il prossimo appuntamento